Benvenuti ragazzi e finalmente faremo il video confronto con la nuova GoPro Hero Black 7. La confronteremo con la Blackmagic Ursa Mini Pro. Non è vero, ma io sto scherzando, la confronteremo. Ma chi ti ha fatto entrare? Oh, scusami, era solo per... scusami. Gag iniziale a parte, faremo un confronto fra la GoPro Hero 7 e la GoPro Hero 6. Siccome non c'ho quel pezzo che fare così, con molta umiltà mi sono permesso di arrangiarmi in questo modo qui, in modo da avere più o meno le stesse inquadrature. Per quanto riguarda le impostazioni, ho deciso di disattivare il ProTune su tutte e due le GoPro. Infatti sulla 6, che è quella che ho più utilizzato ultimamente, quando l'ho disattivato mi è uscita la scritta: ma perché, che ti ho fatto? Giustamente seppiate colore, però diciamo l'ho dovuto fare per avere un prodotto di livello medio, quindi anche per un utente medio che si approccia con la GoPro ho preferito con i colori naturali che la GoPro offre in questi casi. Naturalmente quello che interessava a me oggi è capire bene la nuova stabilizzazione della GoPro, questo Hyper Smooth, quanto grandioso sia, se effettivamente come ce l'hanno pubblicizzato o semplicemente è un leggero passo avanti rispetto alla 6. Quindi direi di mostrarvi quello che ho girato oggi. Per scapezzarmi. Mi rendo conto che probabilmente avrei dovuto muovere un po' di più le telecamere, fare magari delle cose un po' più pericolose, più acrobatiche con la bicicletta, ma poi fare questo video tutorial dal terzo piano di ortopedia dell'ospedale San Leonardo di Salerno non mi sembrava il caso. Diciamo, questo è quello che mi sono sentito di fare oggi con queste GoPro. Per la prima volta ho provato l'hyperlapse con la GoPro 7. E ho fatto un video in timelapse per capire come sarebbe venuto se non ci fosse stata la stabilizzazione del set. Nella mia modestissima umiltà mi sono permesso anche di fare un po' di fotografie, sempre senza ProTune, con HDR attivato, e vedere quali sono effettivamente le differenze che la nuova GoPro porta sul nuovo sistema elettronico fotografico. Anche un video comparazione con il Karma Grip, ci ho montato sopra una GoPro 5 e adesso vedremo la differenza fra una stabilizzazione fatta da un gimbal e una fatta elettronicamente dalle GoPro. Considerazioni finali: sì, la GoPro 7 ha una stabilizzazione elettronica migliorata rispetto alla 6, ma da lì a dire che probabilmente il Karma Grip non serve più o un gimbal non serve più, non lo so. La differenza con un gimbal si vede, ma con la 7 effettivamente se ne può fare a meno, nel senso che chi magari sta pensando di comprarsi una nuova GoPro, questa sicuramente è la migliore GoPro di sempre. Se state pensando di passare dalla 6 alla 7 e magari avete già un gimbal, probabilmente non è la scelta giusta, a meno che nei vostri viaggi, nei vostri video, non state pensando di alleggerire il peso, perché questo
è un'altra cosa che vi dovreste portare dietro insieme alla GoPro. Probabilmente la 7 fa il caso vostro, anche perché da quando ho iniziato a fare video ne è diminuito di spazio, quindi io sono molto contento di aver preso la nuova GoPro 7, che tra l'altro spero di ripagarmi con questi video grazie al vostro supporto, grazie ai vostri commenti, grazie ai like e grazie a tutto quello che fa monetizzare i video di YouTube. Bla bla bla, transazione a nero, ok. Adesso vai a apparire un'altra schermata. Like al canale qui, perfetto. Poi qua invece potete vedere gli altri video che alcuno è consigliato da YouTube, l'altro invece ve lo propongo io, queste cose qua, perfetto.